Io le dico solo la sicurezza che, io le dico solo che questo è un processo che è in corso. Sono navi che sono autorizzate a Non ho navigare, dubbi che ci sono navi crediamo. che sono autorizzate a costare, adesso giustamente tante capitanerie di porto hanno già dato l'autorizzazione per poter accostare, non l'ultima, quella di Savona, la prima, quella di La Spezia e comunque quella di Civitavecchia. Il problema vero, sa qual è? Il problema vero è che non c'è una direzione, una determinazione centrale. Ognuno di noi porti dobbiamo andare per i fatti nostri, nel senso che se ci fosse un ministero, se ci fosse una capitaneria centrale che dicesse bisogna fare A, B e C in tutta Italia, bene, noi ci adeguiremo Scusa, tranquillamente. ma Purtroppo è provinciale, quindi mi purtroppo sta i dicendo che comandi non sono sapete, cioè voi non provinciali. sapete cosa dovete fare? No, noi sappiamo benissimo cosa fare, anche la capitaneria sa benissimo cosa fare. Ha fatto dà l'autorizzazione a entrare, le navi sono certificate e quindi possono entrare e possono Ma per accostare. I esempio, dubbi che potete avere ma che. scusi, per esempio, perché non sono state prese in considerazione le norme internazionali della SIGTO? Lei lo sa chi è la SIGTO? Quella che si occupa di trasporto e di gas e di tanker. Questa ha posto delle norme per i porti in generale, che vengono adottate nei porti internazionali. E lei Non ha capisco toccato una. perché Noi invece noi stiamo non parlando, possiamo. noi non stiamo parlando di una gasiera. Noi stiamo No, no, parlando di una no, 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 nave no, è la normale che ha dei SIGTO. serbatoi che invece di avere del fuel normale o del diesel ha del La GNL. Non SIGTO. è una gasiera che ha delle peculiarità completamente diverse. Questo è un Ma la carburante. Invece SIGTO. di metterlo nella macchina, lei lo metterà nella macchina prossimamente. Come mette il GPL, Scusi, come. a Ma livello non comunque messo per un da uno. serbatoio